No, ma raga, facciamolo una scatola un po' più grande la prossima volta, mi raccomando, perché così è troppo piccolina. E Lego Neptune 4 Max, che è, per darvi un'idea, 68 per 80 per l'altezza, che in realtà è minima, 29, per un totale di 23 kg, che non è tanto il peso, è proprio l'ingombro. Andiamo ad aprirla. Non ci so! Cioè, inizia ad aver bisogno di un capannone. Porca di quella miseria. Oh, santo c'è. No. Ah, sì, ok. Quanto è grande? È enorme! Tipo 70 cm d'altezza. Quanto c'ha ad area di incisione sta roba? Ah, posso tirarlo fuori. No, non avevo capito. Questo è il piatto. Cioè, avevo capito fosse Mats. Ma credevo al massimo un 30-30. Che è sta roba? Cioè, praticamente è un 43-44. Ma. Raga, ma io questo come cazzarola la tiro fuori? Il problema non ci sta manco nell'inquadratura. Io non posso andare indietro. Quindi così. Cioè, questo è l'ago, quello per pulire il nozzle. Ed è stato confezionato stile ago delle siringhe. Cioè, io non ci voglio credere. Oh, questo grande spreco di materiale, eh? Ecco perché giveaway, perché c'ho un'altra chiavetta USB. Ma quante chiavette USB c'ho? No, zio, però capisci che io non posso prima mettere l'estrusore su una cosa che non sta fisicamente in piedi in verticale, ma che prima vado a posizionarlo qua e poi successivamente metto l'estrusore? Mi sembra tanto difficile, no? C'è qualcosa che scorre che non credo doveva scorrere. Ma così proprio, cioè, nel senso, non è che c'è un attacco fatto decente che ti consente di capire come lo stai posizionando, no, manco per errore, perché è tutto così. Quando arriva sta cosa, chiamate qualcuno a lavorare con voi. Ah, in piedi perché si è appoggiata la sedia, grandissima. Ah, vabbè, però sta stabile. Ok. È altissima, ma è enorme. Non ti ho detto che è enorme sta bestia? L'ho misurata per capire quanto ingombra. 60 di profondità, 52 come larghezza e 75 come altezza. Cioè, ci sto fisicamente, assurda sta cosa. Prima di montarlo ve lo faccio vedere. Tutto qua, tutto sommato niente di esagerato, però comunque molto comodo perché si può tranquillamente smontare e montare per lavorare su tutto quanto. Questa qui è una cosa che adoro veramente tanto. Ok, è stata un po' una faticaccia, ma in qualche modo si fa. Il problema di queste stampanti così enormi è sempre il fatto che poi potrebbero avere dei seri problemi di adesione. Molti problemi che già avevo incontrato con l'artillery, per intenderci, da questa sono stati risolti, tra cui le due barre laterali poste in obliquo per fissare meglio l'altezza. E questa qua è una cosa fondamentale, perché se no in alto il blocco estrusore andrebbe a tremare. Quindi comunque è già ottima che le mettono di default. È una modalità di raffreddamento che è la cosa più bella che io abbia mai visto. Andiamo ad avviarle e vediamo com'è. Ho paura sinceramente per il livellamento, perché ha tipo 6 viti sotto il piatto. Ma chi è? Discoteca! Guardala chi? Che luce, signori! Fantastica! C'è una luce incredibile! Comunque io adoro questa cosa qua, è bella e comodissima, è fantastica! Ok, schermo touch, carino, non mi dispiace affatto. Vediamo un po', andiamo subito in leveling. Adesso partirà a fare quello automatico e voglio farvi vedere quanti punti deve prendere. Deve prendersi 36 punti, bestiale. Ho la possibilità di avere il menu in italiano, quindi mettiamocelo. Andiamo a configurare la VLAN. Olè! Ce l'abbiamo! E ora provo a mandare in stampa la barchettina nei modelli già prefissati dalla chiavetta, quindi non ho fatto niente di slicing. Alla fine ci ho messo mezz'oretta. E ha finito. Devo dire, molto stringing, davvero 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 tanto. Non so se magari si aspettava un filamento tipo l'hyper invece di un PLA classico, ecco. La qualità comunque discreta, nulla di eccezionale, però comunque non se l'è per niente giocata male. Ho una stampante gigante e voglio stampare una paperella gigante. In poche parole, lei
avrà una sorella molto più grande. Filamento Jungle Gold di Azur Film. Comunque adoro che gli ho dato il via direttamente dal computer, perché avendo il wifi che abbiamo configurato prima si ha la possibilità di controllarla da remoto. Ho appena scoperto che lei come firmware monta Clipper, motivo per cui online si trova l'interfaccia di Fluid, che per chi di voi aveva visto il video sulla 400 se la ricorda, ma allo stesso modo per chi lavora con Clipper sa che è tipo l'interfaccia da utilizzare per controllare le stampanti. Super comoda, fatta bene, possono controllare tutti i parametri della stampante e quindi direi che non è per niente male fare questo lavoro, eh. Quindi adesso aspettiamo un po' che parta. Bella lì, vai! Siamo pronti a 9 ore di stampa per avere una paperella gigante. Motivo per cui faccio un test così lungo di stampa è punto 1 per l'affidabilità della stampante e punto 2 perché voglio vedere se tutto il piatto ha un'adesione buona, quindi se si riesce ad aderire su quasi tutta la superficie del piatto. Poi farò una sorta di primo layer di test e allo stesso modo se la cava bene con delle stampe così lunghe, che non è per niente scontato. Allora, questa qui è la situazione. E se io non amo il rischio, non sono Greta Garbo, cioè, guardate quanto poco ne rimane. Io spero che questa quantità basti per finire la sua testa, se no mi rimarrà una paperella senza testa. È comunque carina, dai. Vabbè, la situazione è degenerata. Ma come vengono via anche super facili. Oh, vabbè, adoro. In poche parole, questa è una Beagle Duck. Big Gold Duck. Beagle Duck. Lo ripeto se non vi è chiaro, eh. Al di là di tutto, qualità non al top. Soprattutto guardate qua l'attaccatura, quanto fatta maluccio. Prova bene. C'è qualche forellino qua e là, però l'altezza dei layer era 0,3, quindi abbastanza normale che capita. Qua un po' di sovraestrusione, qualche problemino in alcune curve, che però tutto sommato non danno fastidio, qualche avanzo di filamento qua e là, nulla che un po' di manodopera non possa sistemare sotto. Sì, vabbè, ci sta, lasciamo stare, tanto sotto non si vede, e ho una paperella gigante, dorata, meravigliosa. Ultimo test per capire se a tutti gli effetti il piatto non ha problemi, vado a fare un quadrato alto un layer e grande quanto tutta l'area del piatto, vediamo se aderisce perfettamente e se è tutto livellato bene. Ok, l'ha finito, guardate qua come è uscito. L'unica cosa, non fate caso a questo, questa è colpa mia, perché per errore dal controllo web ho abbassato il flusso a 0,1%, infatti vedete che praticamente non ha estruso, quindi lì davvero colpa mia. Oserei dire, prima che si raffredda e quindi si alza, che è stato posizionato perfettamente, non si è alzato da nessun lato. La finitura è meravigliosa, cioè veramente ha fatto un lavoro incredibile. Adesso aspetto che si raffredda un po', vado a staccarlo. Wow! Cioè praticamente è diventata parte integrante del piatto. Vabbè. No, aspetta, questo ve lo devo far vedere. Allora, non credo dovesse uscire così, però fa capire comunque la qualità allo stesso modo. Wow! Un po' meno, forse c'era davvero un pochettino più di adesione di flow, o meglio no, anche qua viene sfasato. No, è incredibile al tatto sta cosa, ve lo giuro. Ecco, forse un po' più di flow sarebbe stato utile, però guardate comunque che
Meraviglia. E quindi con questo foglio dorato strano, va bene. Considerazioni finali. È un'ottima stampante, mi piace. Non mi fa impazzire da dire sì, la vorrei in casa tutti i giorni per la qualità, ma mi fa dire sì, la vorrei in casa tutti i giorni per il volume di stampa, che è veramente fondamentale ed è raro trovarne di così grandi, comunque per livello hobbistico. Per quanto riguarda, io personalmente non la consiglierei, parte interamente da zero, semplicemente perché ci sono un paio di aspetti anche su come configurare lo slice. Chi ha diversi anni d'esperienza comunque ha bisogno di darci un'occhiata, e le istruzioni non sono chiarissime proprio per chi parte da zero, da solo intendo. È poi logico che se si ha una guida di qualcuno che vi aiuta a capire come utilizzarla, il discorso cambia. E poi invece per quanto riguarda, io so che i miei video sono molto, diciamo, divertenti, quindi a volte vado a bypassare il lato tecnico, ma vi segnalo che domani sul profilo di Foto Source Luca Barsanti, che vi linko qua sotto in descrizione, uscirà un video sulla stessa stampante dove lui farà un'analisi un pochettino più tecnica, e vi lascio un'anticipazione. Quindi io e Bigodak vi ringraziamo per aver visto questo video, diteci nei commenti che cosa ne pensate. Grazie come sempre a Juke Buying, che è il mio fornitore di stampanti 3D oramai da tanti anni, e noi ci vediamo nel prossimo video.